Sulla sommità della cupola è posta una lanterna di forma ottagonale e una sfera bronzea sormontata da una croce. Il nome di Battistero di San Giovanni in Corte o Ritondo deriva dall'antica chiesa di Santa Maria in Corte, di epoca longobarda, alla quale ha preso il posto. La sua ricostruzione nelle forme odierne a base ottagonale fu cominciata a partire dal 1301. Il battistero è considerato tra le massime espressioni del gotico toscano, in quanto riunisce in sé elementi fiorentini, pisani e senesi. Già nel Medioevo, di fronte al battistero, nel giorno di sabato si teneva un mercato settimanale. L'esterno è interamente rivestito di marmo bianco e verde proveniente da Siena, Prato e Carrara. La sua realizzazione costituisce un caso esemplare della cantieristica medievale per le numerose testimonianze sulle maestranze che furono impiegate. Presenta tre portali finemente decorati con bassorilievi e capitelli scolpiti nel marmo. Sempre nell'esterno si mette in evidenza la porta centrale del 1522, opera di Pier Francesco Ventura da Pescia, ritenuta un capolavoro dell'intaglio rinascimentale. Nella lunetta sopra la porta che dà sulla piazza del Duomo ci sono tre statue raffiguranti la Vergine col Bambino e San Giovanni e San Pietro ai lati. Esse vengono attribuite a Tommaso e Nino, figli di Andrea Pisano. La statua raffigurante la Vergine si erge sopra lo stemma della città pistoiese a scacchi bianchi e rossi. Sulla destra invece c'è lo stemma vescovile a simboleggiare la funzione religiosa dell'edificio. L'interno del battistero non è stato decorato tant'è che sui mattoni della struttura manca il rivestimento marmoreo. Al centro troviamo la fonte, rialzata di due gradini, a quattro facce, ornata con formelle o rosoni. Il restauro del 1975 ha messo in luce nel fonte battesimale la data del 1226 e il nome dello scultore, Lanfranco da Como. Anche una delle ultime testimonianze di un edificio ideato per accogliere esclusivamente il fonte battesimale. Nel 400 scompare infatti l'uso di dedicare a questo rito un edificio particolare e si perde anche la pratica del battesimo per immersione. All'interno, oltre alla fonte battesimale, si apprezzano anche un altare ligneo del XVI secolo e una settecentesca statua raffigurante San Giovanni Battista opera di Andrea Vaccà. L'imponente monumento raggiunge un'altezza di circa 40 metri.